Buonasera, benvenuti a questa puntata di Dopo Cena, benvenuti nel nostro salotto. Questa sera qui si respira un'area di solidarietà e di volontariato. La nostra società, il nostro territorio sono estremamente intrisi di questo aspetto, però noi vi vogliamo presentare una ONLUS, una ONG che opera a livello internazionale e a livello nazionale, che ha sede a Fano. È l'unica ONG presente in provincia, nelle Marche ce ne sono soltanto tre, quindi questo per darvi la dimensione di questi operatori. Stiamo parlando dell'Africa Chiama, che è qui con noi, li salutiamo, buonasera, benvenuti. Grazie, buonasera. Allora, innanzitutto complimenti a prescindere per tutto quello che fate, perché veramente penso che siete impegnati in un ambito veramente impegnativo. Allora, a te il compito di introdurre e di parlarci un attimino della vostra organizzazione e farla conoscere anche a chi non la conosce in maniera approfondita. Dopo vedremo qualche foto, un piccolo contributo video, però insomma facci una piccola carta d'identità. Allora, dunque, per chi appunto non ci conosce, siamo appunto l'associazione L'Africa Chiama, che è nata 12 anni fa a Fano, quindi è un'associazione di volontariato che nasce proprio sul territorio. La storia dell'associazione poi è particolare perché, come tante associazioni, non nasce a tavolino, ma nasce perché in realtà coinvolge delle relazioni, delle persone. È nata infatti nei primi anni 90 perché un gruppo di famiglie, tutte appunto di Fano, hanno fatto un'esperienza particolare di condivisione, che era quella di accogliere in casa dei bambini che provenivano dallo Zambia. Erano bambini che avevano dei problemi fisici e che avevano bisogno di interventi chirurgici. Alcune famiglie di Fano hanno scelto quindi di accogliere questi bambini nelle loro case, di sostenere le spese di viaggio, cure mediche, e sono stati bambini che sono entrati appunto nelle nostre famiglie fondamentalmente. Sono state coinvolte le famiglie che hanno fatto direttamente l'accoglienza, ma poi in realtà attorno a queste famiglie si è creato una rete di solidarietà. Certo. Che ha coinvolto in realtà tanti cittadini di Fano. Da questa esperienza l'idea di far nascere appunto un'associazione che si occupasse proprio di questi popoli e quindi la scelta appunto di iniziare le prime raccolte fondi a sostegno dei bambini. A sostegno di questi bambini. Allora, vediamo un piccolo contributo video, prego la regia di mandarlo in onda, così poi rientreremo e ci parlerai di tutto il resto del quale vi occupate. Sì. Thank you.
Raffaella, abbiamo visto un bel video, parlaci di questa esperienza che è stata illustrata in questa clip. Sì, allora l'Africa Chiama è presente appunto in tre paesi, Kenya, Tanzania e Zambia. Quello che abbiamo visto appunto è un pezzo appunto di quello che stiamo facendo in Zambia. Lì siamo attivi dal 2001 attraverso diversi progetti che sicuramente sono rivolti appunto all'infanzia. Dal 2007 però, come abbiamo visto nel video, abbiamo scelto soprattutto di dedicarci a una parte dell'infanzia che è sicuramente quella più disagiata e colpita, che sono i bambini disabili. Da allora l'Africa Chiama si impegna poi anche in tutti i tre paesi, quindi in Kenya, Tanzania e Zambia, proprio a difesa di questa fascia di popolazione che è colpita innanzitutto da uno stigma sociale molto forte. Quindi purtroppo in questi paesi ancora la disabilità è vista come in qualche modo una sfortuna o il frutto di un malocchio, di una tradizione, e questo ovviamente porta a una fortissima discriminazione. Purtroppo i bambini disabili per primi sono spesso discriminati proprio dalle stesse famiglie, che tendono a nasconderli in casa, non mostrarli. Quello che noi stiamo facendo in questi paesi è proprio quello di cercare di combattere la discriminazione e lo stigma che questi bambini devono affrontare. Lo facciamo attraverso diversi interventi, che sono l'inclusione scolastica, attività di sensibilizzazione rivolte appunto alle famiglie, alla società, proprio per favorire il più possibile un'inclusione sociale di queste persone. Io, parlando anche con altri esponenti di altre associazioni che spesso si occupano di questo aspetto e anche in altri ambiti territoriali, parlavo con dei ragazzi che si occupano dei pigmei, mi dicevano proprio che a livello di questo status societario venivano addirittura proprio emarginati anche fisicamente, portati lontano, quindi c'è proprio un retaggio molto importante da vincere. Quindi insomma, vi confrontate, avete deciso di confrontarvi con un aspetto molto, molto importante della loro società. Sì, è un aspetto molto delicato che va ovviamente affrontato in punta di piedi, e soprattutto cerchiamo di farlo, e questo secondo noi appunto è un punto di forza della nostra associazione, con tutto il personale locale. Quindi in realtà in loco abbiamo dei cooperanti appunto italiani che si occupano del coordinamento delle attività, però poi gli insegnanti, gli operatori sociali, psicologi, fisioterapisti, quindi tutto il personale tecnico e tutto il personale locale, che in qualche modo ha una strada preferenziale nel comunicare appunto con i beneficiari, perché possono appunto conoscere meglio le tradizioni, la cultura, e quindi non essere invasivi in un certo senso, no? Nell'approccio. E per noi questo è un aspetto molto importante, perché non avrebbe senso fondamentalmente. Certo, perché insomma muoversi in questi ambiti è sempre estremamente delicato, perché si vanno a toccare e a muovere delle leve che sono, voglio dire, impregnate nella società nella quale voi vi collocate, quindi insomma sono degli ambiti molto, no, con i quali bisogna confrontarsi, però insomma molto delicati, quindi ci molto vuole delicati. Grande sensibilità. Allora, a parte il Kenya, quali sono le altre aree nelle quali voi vi state muovendo in questo momento? Sì, allora dunque stiamo portando avanti appunto questo progetto per l'inclusione delle persone disabili in tutti e tre paesi, Kenya, Tanzania e Zambia. L'altro settore sul quale ci muoviamo tanto è quello dell'alimentazione, e questo lo facciamo attraverso due macro interventi, che sono uno di emergenza, sono i centri nutrizionali, dove ci rivolgiamo a bambini che sono già in uno stato grave di malnutrizione e denutrizione. E dall'altra parte invece lo facciamo attraverso una campagna, diciamo così, di prevenzione, un programma di prevenzione, che è quello invece delle mense scolastiche, dove forniamo il supporto appunto alimentare a bambini che frequentano delle scuole statali, raggiungendo più di 7.000 bambini. Questo è un progetto grande che ci impegna tanto come associazione, ma che io ricordo e ci tengo a sottolinearlo, riusciamo a portare avanti perché in realtà tanti sono i sostenitori che ci aiutano ogni giorno, e che in qualche modo appunto sono al nostro fianco in questa battaglia. I modi di sostenerci ovviamente sono tanti. Certo, dopo magari verso la chiusura ne parliamo, perché anche questo... Insomma, uno scopo, quello di divulgare, ok, però anche quello di sensibilizzare le persone, questo lo faremo adeguatamente. L'altro ambito nel quale so che voi vi muovete è l'ambito scolastico, la scolarizzazione è un altro aspetto che voi
curate nelle vostre, nei vostri presidi, insomma. Sì, quello che cerchiamo di fare è appunto quello di garantire l'istruzione scolastica primaria e in questo senso abbiamo avviato appunto delle strutture in Zambia, in Kenya, dove appunto avviene la formazione primaria per i bambini e in particolar modo a Lusaka abbiamo questa community school, una scuola comunitaria. Si intende, significa fondamentalmente che è una scuola che dà una strada, diciamo, preferenziale a bambini vulnerabili, ovvero bambini che sono orfani di uno o entrambi i genitori. E in questa scuola sono iscritti più di 800 bambini che partecipano dalla prima classe fino all'undicesima classe. La dodicesima è quella appunto della maturità, il prossimo anno appunto i ragazzi dell'undicesima passeranno alla dodicesima e gli aspetterà appunto la prova dell'esame finale. Ed è appunto una sfida importante, quella dell'istruzione, quella sulla quale stiamo puntando tanto, perché sicuramente è quella che poi aiuterà a costruire appunto quella fascia di popolazione che noi speriamo possa fare un po' un cambiamento. E poi anche l'accoglienza è un aspetto che voi toccate e che quindi insomma fa parte, vi impegna parecchio. Sì, l'accoglienza che invece viene rivolta soprattutto a bambini e ragazzi di strada. Purtroppo è un problema che affligge tutti e tre i paesi dove siamo presenti, è aumentato negli ultimi anni proprio a causa invece della diffusione dell'AIDS che ha colpito la fascia produttiva e riproduttiva e quindi soprattutto tanti genitori. Ecco. Questo ha causato l'aumento di bambini orfani che ovviamente sono ritrovati in strada. Certo. I bambini di strada sono un problema molto grande che va affrontato anche questo con delicatezza perché purtroppo nel momento in cui il bambino inizia a frequentare la strada, questo significa entrare appunto nelle regole della strada. Certo. E soprattutto gran parte di questi bambini utilizzano poi droghe. Certo. Soprattutto le droghe povere che sono appunto queste colle, artificiali che sniffano. Questo ovviamente significa dover affrontare il problema sia da un punto di vista appunto di accoglienza e quindi di reinserimento, però anche da un punto di vista, diciamo così, di recupero di una certo. persona che sta facendo utilizzo appunto di sostanze tossicodipendenti. Certo. E io lo sottolineo sempre perché sembra sempre un po' scontato, ma in realtà quando si parla di bambini di strada si intende proprio bambini che possono andare dai 5 anni fino ai 12-13 anni. Certo. E lo sottolineo appunto che in realtà vedere un bambino di 5-6 anni sotto l'uso di una sostanza stupefacente è forse una delle cose più che colpisce e che ti lascia veramente l'amaro in bocca perché certo. è una di quelle cose che non è possibile accettare. Sì, assolutamente sì e penso che anche muoversi insomma per recuperare queste cose sia molto molto difficoltoso e poi insomma questi bambini sono anche alla mercé chiunque insomma. Sì. Abbiamo subiscono visto violenze di insomma, tutti i tipi, sì. Anche in Sud America, bambini soldato, insomma, c'è veramente l'infanzia portata via questi bambini è veramente, penso sia il furto peggiore sì. che l'umanità possa fare. Sì, sicuramente. Questo, diciamolo sicuramente. Oh, tutti questi progetti naturalmente impegnano tante persone e noi è anche di queste che vogliamo parlare perché senza di loro tutti i vostri bei propositi non riuscirebbero a concretizzarsi, oltre all'impatto economico importante, ma del quale poi parleremo, avete bisogno di persone, di manovalanza, sì. come si vuol dire. Qui insieme a te, sui nostri divani, oggi sono due splendide ragazze che sono appena arrivate, che hanno appunto portato a termine la loro mission, il loro percorso. Allora io ho piacere di farle parlare e di farci vedere quella che è stata la loro esperienza, chi sono e da dove sì, vengono, dicelo tu, certo, assolutamente sì. Allora sono Chiara e Sofia e sono due ragazze che hanno fatto appunto l'esperienza di volontariato con l'Africa Chiama, in particolare sono state in Tanzania e però ecco chiedo loro di, insomma, certo. di presentarsi un po' anche il percorso che hanno fatto anche certo. prima della partenza perché quello che noi diciamo sempre appunto a chi desidera fare questa esperienza con noi è che in realtà quello che propone l'Africa Chiama non è un viaggio che inizia e finisce con un volo aereo ecco. quindi non è la proposta di una vacanza alternativa certo. ma è qualcosa un po' di più impegnativo. Allora Chiara in ordine di progressione ci sei tu per prima, allora mentre tu parli vediamo delle foto
e ci piace insomma sentire dalla tua voce quella che è stata la tua esperienza. Qui già ti vediamo in compagnia di splendidi bimbi, allora raccontaci un po' di te e della tua esperienza. Sì, allora io sono tornata da poco appunto dalla Tanzania, da Iringa in particolare, in cui l'Africa chiama ha due centri. Qui in particolare ci troviamo al centro Sambamba, che è un centro diurno per i bimbi disabili. E disabili in diverso modo, nel senso che vi sono disabili psichici, mentali, ma anche soltanto persone che hanno magari dei problemi fisici. Certo. E qui i bimbi arrivano e poi vengono accompagnati a casa con il pulmino dell'associazione, stanno dalle 9 del mattino fino alle 4 del pomeriggio, quindi okay, gran parte della giornata. Li gestite voi. Sì. Vediamone qualcun altro se c'è. Ecco, qui è un momento di socializzazione. Sì, infatti, perché durante la giornata ovviamente giocano per farli stare anche insieme, così che possono sentirsi non isolati come lo sono magari nella società da un certo punto di vista. E poi ovviamente mangiano, ecco, infatti sì, stanno mangiando e poi fanno anche degli esercizi di fisioterapia, perché molti magari hanno dei problemi che possono essere anche risolti soltanto con la fisioterapia. Okay. Quindi c'è una fisioterapista proprio tanzaniana che li aiuta in questo. Tu come sei intervenuta in questo ambito? Qual era il tuo compito? Come ti sei rapportata a questa realtà che hai trovato? Beh, allora, innanzitutto in 3 settimane non certo. Si può fare molto, quindi più che altro il nostro compito è di guardare e giocare con i bambini, certamente, tanto loro sono felici soltanto di vederti. Però immagino. Più che altro è riuscire a capire qualcosa di quella società, come possono pensare, come ciò che li guida, insomma. È stata una bella esperienza, immagino. Certo, sì, bellissima. La domanda aveva una risposta scontata. Allora, Sofia, anche tu penso che hai vissuto un'esperienza simile. Vediamo un attimino e sentiamo anche da te quella che è stata la tua esperienza. Sì, anche io sono stata con Chiara in Tanzania. Qui le foto invece sono dell'altro centro, sempre che c'è in Tanzania, che è il Kipepeo, che è invece un centro nutrizionale in cui i bambini vanno 3 volte a settimana e insomma consumano il pasto, il pranzo insieme alle loro mamme, e all'inizio della settimana poi vengono pesati in modo anche da tenere sotto controllo insomma il livello della crescita, certo. In modo poi da farli uscire dal centro. E insomma vivono insomma da soli con le loro mamme. Sì, è stata un'esperienza diciamo anche molto toccante, perché un conto è sapere da qui com'è la situazione laggiù, un conto è vederla con i propri occhi, poi ti lascia diciamo un bel segno. Sì, direi di sì. Si intravede anche nelle vostre espressioni. E ripeterai questa esperienza? Io partirei anche domani. Adesso, sì. Quindi insomma il Mal d'Africa esiste, insomma. Sì. Esiste. Sì. Esiste veramente. Volevo fare solamente una parentesi, che sì. In una foto si vede un bambino bianco. Sì, è una vero. Foto nella foto si vede Chiara. Sì, in realtà è un bambino albino. Ah, ecco. E quindi è un bambino appunto tanzaniano, però albino. Ah, sì. E fa parte del progetto appunto dei bambini disabili, perché in realtà i bambini e le persone albine sono discriminate in questi paesi come se fossero appunto dei bambini disabili fondamentalmente, sì. Anzi delle volte quasi di più, sì. Proprio perché non viene, appunto non si conosce la malattia, certo. In sé, e quindi appunto vengono additati come dei bambini, certo. Che hanno. No, non so. Sì, era nella foto con Chiara. Quindi ecco, sottolineiamo che non è un bambino italiano, ma in realtà è un bambino che appunto soffre di discriminazione ancora molto forte. Molto, immagino. Va bene, non ci sono soltanto quelli che arrivano, ma ci sono anche quelli che partono. E allora noi salutiamo le due ragazze che hanno appena vissuto questa esperienza e accogliamo anche un ragazzo che invece è in procinto di partire e che ci testimonierà anche il suo pathos, la sua empatia. Allora ci ha raggiunto Alessandro, il quale sta per iniziare un'avventura abbastanza impegnativa, visto il tempo e anche il compito che andrà a ricoprire. Però prima di sentire
dalla sua viva voce l'esperienza che lo sta per abbracciare. Io vorrei capire anche da te, e vorrei che lo dicessi a tutti quanti, come vi si può aiutare, in che modo e attraverso quali forme. Questo è importantissimo perché sì, loro hanno bisogno del sostegno delle persone che lo possono e lo vogliono fare. Sì, tutto quello che appunto abbiamo un po' detto che stiamo facendo lo possiamo fare grazie all'aiuto davvero di tantissime persone che ci aiutano, chi con fra virgolette poco, chi con tanto, però ogni aiuto per noi è importante. Le modalità per aiutarci sono tante e le più diverse. La prima, che ho portato qui alcuni esempi, sono le bomboniere. Okay. Tutti noi viviamo nella vita dei momenti in cui appunto si festeggia, in cui c'è la scelta appunto di una bomboniera. Noi proponiamo di farlo invece con la bomboniera della solidarietà. Mm-hmm. Significa scegliere di dare agli invitati un simbolo e in questo simbolo viene appunto spiegato che in realtà i fondi che avremo destinato all'acquisto di una bomboniera tradizionale abbiamo scelto invece di destinarli a sostegno di un progetto in Africa. Le bomboniere sono diverse, quindi ci sono delle scatoline, le pergamene con dei sacchettini fatti di stoffa. E ci tengo a sottolineare che i sacchettini fatti di stoffa li realizzano due ragazzi disabili in Zambia, mm-hmm, e poi sono proprio i volontari che si occupano di portarli in Italia e diciamo così sistemarle. Quindi sono manufatti loro, quindi insomma un duplice valore. Un duplice valore fondamentalmente, ed è appunto un segno importante, in qualche modo la scelta di condividere appunto un giorno importante con delle persone più bisognose, meno fortunate. E quindi questa sicuramente è una scelta che noi appunto ci ha aiutato tanto, tutte le persone, certo, che hanno fatto questa scelta. Certo. Abbiamo anche aggiunto da poco le partecipazioni solidali, quindi in occasione dei matrimoni anche la partecipazione può essere l'occasione, certo, di fare un gesto importante. Oltre a questo c'è invece un importante sostegno, che è quello, la scelta di fare un sostegno a distanza, mm-hmm, significa impegnarsi in qualche modo appunto ad inviare una somma ogni mese a sostegno di un progetto. Quindi si può scegliere ad esempio di sostenere il centro Kipepe o nutrizionale, mm-hmm, in Tanzania. Il contributo che noi suggeriamo è quello di 25 euro al mese, ma ovviamente ognuno può anche scegliere di dare un contributo minore o maggiore. Certo. Si ricevono poi gli aggiornamenti sul centro, quindi sui bambini che sono presenti al centro, in qualche modo si crea più un legame, sì, diciamo diretto, così forse, diretto. E poi ovviamente chi lo desidera può poi fare l'esperienza come Chiara e Sofia, partire e andare a vedere con i suoi occhi quelli che sono i bambini che ha sostenuto fino a quel momento. Si possono poi fare le donazioni, da poco abbiamo aperto un sito internet, okay, dove è possibile invece scegliere di fare dei regali alternativi e quindi scegliere di regalare magari un maialino, e questa è una cosa particolare, nel senso che per un compleanno, una festa di laurea, un anniversario, si sceglie di regalare un maialino. Significa che fondamentalmente si riceve una cartolina e in questa cartolina si dice che appunto il regalo che è stato fatto ha dato la possibilità a una mamma di acquistare un maialino in Tanzania o in Zambia, e questo maialino permetterà a questa mamma di ovviamente attivare, certo, un percorso appunto di allevamento, di piccolo business. Diamolo questo sito che hai citato. Che allora il sito è www.l'africachiama.org/regali solidali. Okay. Ci si arriva anche tranquillamente dal nostro sito internet che è www.l'africachiama.org. Okay. Bene, quindi insomma chi vuole seguire le strade canoniche del sovvenzionamento, dell'assistenza sotto forma pecuniaria, si rivolge a un classico modo che conosciamo più o meno tutti, ma quella veramente singolare e particolare che secondo me vi contraddistingue in maniera significativa è quella delle bomboniere ed anche ora ultimamente delle partecipazioni, insomma, sì, una cosa sicuramente sì, particolare, però che anche a livello di comunicazione secondo me è molto bello, perché rende partecipi non soltanto quello che lo fa, ma anche le persone che sono attorno a lui, come i partecipanti, chi va al matrimonio o alla comunione, insomma, sì, una cosa molto, molto bella anche dal punto di vista sociale, proprio, sì, secondo me. Sicuramente. Bene. E complimenti per questa pensata. E allora noi approcciamo subito Alessandro, che è qui scalpitante perché non vede l'ora di partire. Insomma, Alessandro, buonasera anche a te. Insomma, ti attende un compito importante, perché tu non starai
qualche settimana, ma vivrai un anno molto intenso. Parlaci un po' di questa avventura che non vedi l'ora di affrontare. Sì, mi sono laureato l'anno scorso in economia e avevo fatto la prima esperienza con l'Africa Chiama circa 7 anni fa, il primo anno di università, e quindi ho seguito tutti i 5 anni di economia con questa idea di aiuto verso appunto l'Africa e le disuguaglianze che si creano soprattutto anche a causa dell'economia. Ho concluso i miei studi e grazie all'Africa Chiama ho avuto questa opportunità di diventare responsabile. Ringrazio anche Italo, che è il presidente, e quindi partirò per un anno nella baraccopoli di Soweto. Si tratta appunto di una baraccopoli dove anche qui si offre sostegno alimentare, educazione e di sanità, con particolare riferimento alla sanità, sempre disabili e le madri colpite da HIV, perché in una baraccopoli è molto diffuso il virus. Sono molto contento, sento anche le responsabilità, però penso che sia uno dei modi più attivi e più efficaci per intervenire. Spero di essere all'altezza, insomma. Noi ne siamo assolutamente certi, vista la determinazione che ti contraddistingue. E insomma, la baraccopoli di Soweto l'abbiamo sentita più volte anche nelle cronache venire alla ribalta per tanti motivi poco piacevoli, quindi insomma andrai in una zona, chiamiamola calda, e quindi dove operare sicuramente sarà estremamente impegnativo. Sì, più che altro, però ricordiamo che l'Africa Chiama è 10 anni che opera a Nairobi, in Kenya, quindi comunque anche la comunità accetta l'Africa Chiama, quindi c'è il sostegno diretto della popolazione, si lavora tutti insieme, insomma, certo. Lo scopo è unico, quindi C'è collaborazione. Sì, poi ovvio, siamo sempre nel terzo mondo, in una baraccopoli, i rischi ci sono, però comunque sia. Sì, sì, spirito collaborativo prima di tutto. Alessandro andrà a vivere nella baraccopoli, ecco, questo è un aspetto non, trascurabile. Nel senso che l'Africa Chiama ha scelto sin dall'inizio di avere una presenza all'interno della baraccopoli e quindi di non avere, magari come altre associazioni, ONG, diciamo abitazione, ufficio all'esterno, quindi magari nel centro di Nairobi, ed operare in baraccopoli. Noi abbiamo fatto questa scelta abbastanza forte invece di avere la presenza all'interno della baraccopoli. E quindi insomma è veramente impegnativo e soprattutto penso che sia anche dal punto di vista emozionale molto, molto pregnante, perché vivi la quotidianità, cioè non è un andare e un venire, poi si ritorna, cioè tu stai un anno lì, insomma penso che vivere la quotidianità sia forse il modo migliore anche per approcciarsi poi alle persone che la vivono per tutta la vita. Diventare anche parte di loro, parte insomma, di non loro. Essere estraneo. Esatto, non essere un qualcosa che si innesta in un contesto, ma lo vive in prima persona. Qual è l'emozione che stai sentendo in queste ore che precedono la partenza? Sicuramente un po' strano, perché appunto lasci la famiglia, lasci gli amici, però insomma con la speranza che appunto la famiglia e gli amici mi vengano a trovare, perché penso che così tutti possano vedere cosa veramente accade, perché basterebbe 5 minuti e si potrebbero fare tante azioni, non direttamente da solo in Africa, ma anche qua, piccoli gesti come l'acqua mentre laviamo i denti, si può chiudere perché appunto loro non hanno acqua, piccoli gesti. Quindi, però possono cambiare. Quindi sono tranquillo, perché comunque bisogna stare, penso, sereni, perché non bisogna essere agitati, se no non si dà il meglio. Certo. E consapevole della scelta che ho preso. Sì, esatto. Bene, allora il nostro augurio più grande per questo impegno che ti stai caricando, e sicuramente siamo assolutamente certi che lo porterà avanti nel modo migliore. Alessandro mi sembra veramente una persona molto determinata e molto caparvia nelle proprie scelte, quindi questo gli fa onore e merito. E un grande augurio, un grande sostegno per quello che possiamo noi tutti quanti della redazione di Dopocena e di Fano TV per questo tuo impegno. Allora ritorniamo su di te, perché tra qualche giorno insomma vedremo anche e toccheremo anche con mano noi fanesi e quanti vorranno venire a Fano proprio materialmente il mondo del volontariato, il vostro mondo, il mondo africano, perché si terrà la settimana africana.
Sì, iniziamo sabato 28 settembre con appunto la settimana africana, è la 16ª edizione. Per noi è un appuntamento annuale fondamentale, importante, che ha come obiettivo quello di accendere i riflettori sull'Africa, quindi per una settimana parlare di Africa e soprattutto appunto fare anche conoscere le attività e i progetti che portiamo avanti. Inizia appunto sabato 28 settembre con l'inaugurazione di una mostra all'Auditorium Sant'Arcangelo dal titolo Coltan, il sanguinato, perché il coltan appunto è un minerale che si trova soprattutto in Congo ed è quello col quale sono costruiti in realtà quasi tutti i nostri cellulari. Attorno al coltan una serie di sfruttamenti e anche guerre che hanno colpito appunto il Congo. Ci sarà appunto l'inaugurazione della mostra con poi una tavola rotonda sulle varie esperienze di volontariato della zona. Poi domenica proseguiremo con un incontro alle 18 dove interverrà Riccardo Petrella che presenterà la campagna Banning the Poverty contro appunto che dichiara illegale la povertà. E poi seguirà tutta la settimana con appunto vari appuntamenti, ci saranno presentazioni di libri, proiezioni di film, documentari e appunto una serie di eventi che scandiranno la settimana. E alla fine la giornata conclusiva che sarà sabato 5 ottobre. Ci sarà appunto sempre il ritrovo all'Arco d'Augusto per il corteo verso Piazza Amiani che appunto coinvolgerà un po' tutta la città e le autorità e poi proseguirà la sera con la 7ª edizione invece della Notte Nera che ormai è questo evento che soprattutto vogliamo rivolgere ai giovani della zona, un momento diciamo che vuole associare il divertimento, la musica, concerti però allo stesso tempo per uno scopo appunto di solidarietà e di vicinanza e quindi sarà una settimana ricca che vede coinvolti tanti volontari, riusciamo appunto a realizzarla proprio perché c'è questo supporto. Invitiamo tutti a vedere il sito internet dove si può vedere tutto il programma dettagliato certo. Della settimana. Bene, noi abbiamo dato i vostri riferimenti, anzi passeranno anche in sovraimpressione, per cui chi vuole appuntarselo lo può fare e naturalmente noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi, speriamo di aver dato testimonianza di un bello spaccato della nostra società e alcuni aspetti umani che attraversano la vostra attività, quindi vi verremo a trovare anche alla settimana africana, voi sarete presenti lì, quindi chi vuole prendere contatto con queste bravissime e bellissime persone lo può fare proprio nella settimana africana, loro saranno lì con il loro gazebo e quindi se volete insomma toccare con mano il loro operato e il loro lavoro e dargli un sostegno è un'occasione buona, d'oro, ma lo potete fare anche attraverso i canali che ci hanno detto poc'anzi. Per stasera è tutto, io vi rimando alle prossime puntate, da dopocena quindi un grande saluto e ricordatevi che l'Africa non è poi così lontana. Buonasera a tutti.